Huawei P40 Pro è arrivato proprio oggi, l'ho utilizzato per qualche ora. Vi do le mie prime impressioni, vediamo il contenuto della confezione e anche le specifiche tecniche. Il primo impatto, tra poco andremo a vedere il contenuto della confezione, devo dire che il primo impatto con il P40 Pro è stato positivo, ma con qualche ma. Andiamo innanzitutto a vedere il contenuto della confezione e poi vi dico cosa ne penso. Poche sorprese nella confezione di vendita del Huawei P40 Pro. Ricordo che il dispositivo, insieme al P40 e al P40 Pro Plus, è stato presentato da Huawei a fine marzo, per la precisione il 27 marzo. Quindi è arrivato sul mercato dopo un paio di settimane, insomma è da poco sul mercato e il prezzo ufficiale è di 1049,90 euro, quindi diciamo 1050 euro. Di certo non poco. Perché costa tanto? Andremo a scoprire tra poco. O meglio, forse sarebbe meglio dire lo scopriremo nella recensione in maniera più approfondita. Comunque, nella confezione enorme di vendita troviamo, oltre chiaramente al dispositivo, che ricordo è un dispositivo 5G, ormai gli smartphone 5G saranno la prevalenza, nonostante qualche dispositivo ancora 4G, ad esempio come il Galaxy S20, sarà ancora disponibile. Dice quindi all'interno della confezione abbiamo la guida rapida e il solito manualistico con la guida rapida e la garanzia, la spilletta per l'estrazione del vano per la nano SIM, è dotato anche di eSIM. In Italia alcuni operatori permettono di attivare questa seconda SIM elettronica. Abbiamo poi l'alimentatore, questo sì che è veramente il top, supercharge da 40 watt, quindi dovrebbe assicurare una ricarica rapida, anzi super rapida probabilmente. Naturalmente, come di consueto, andrò a effettuare anche questo test per verificare quanto tempo impiega per una ricarica rapida. Andiamo ad estrarre il cavo dati USB, micro USB di tipo C, che servirà appunto per la ricarica del dispositivo. E infine le cuffie, anche questa con micro USB di tipo C. Non è presente un jack audio sul dispositivo, così come ormai è consuetudine per la maggior parte dei produttori da quando Apple nel 2017, credo, con iPhone 7 ha deciso di eliminare il jack audio. Le cuffie, come vedete, sono simili Apple, anche Samsung ne fa ormai una forma più o meno simile, diciamo più simili alle classiche cuffiette a cui siamo abituati con il dispositivo della dispositivi della mela morsicata. Veniamo quindi al dispositivo Huawei P40 Pro. Come vedete, abbiamo un all display davvero fantastico, devo dire, questo display, un display OLED con una diagonale da 6,58 pollici. Diciamo, la prima impressione, la vera e propria prima impressione quando si ha il dispositivo tra le mani è comunque di un dispositivo davvero bello. Ripeto, per la qualità del display, anche se chiaramente, ripeto, si tratta di prime impressioni, poi nella recensione approfondita andrò a approfondire ogni aspetto del dispositivo, però il primo impatto sicuramente è positivo. Decisamente meno positivo l'impatto con App Gallery, che purtroppo tende troppo spesso. App Gallery è la galleria, l'App Store praticamente, lo store delle app di Huawei, che dovrebbe aiutare a scaricare le app più utilizzate sul dispositivo. Ricordiamo perché Huawei non ha più il supporto di Google a causa del ban imposto da Trump. Ecco, questo che volevo farvi notare. Purtroppo c'è questa. Ogni volta che si apre l'App Gallery appaiono pubblicità, una cosa che devo dire a dir poco antipatica. Dicevo quindi, il ban non c'ha degli Stati Uniti contro specificamente proprio contro Huawei ha fatto sì che non ci fosse più l'ausilio delle app di Google, anche se comunque, come vedete, ho potuto scaricare WhatsApp, Instagram, Facebook tranquillamente. Diciamo che se non si trova un'app in App Gallery, ci riguardiamo di nuovo la pubblicità,
Basta scaricare sempre da App Gallery un'altra applicazione che è Trova App, eccola qui, che ci consente poi di andare a trovare ad esempio app come Facebook che su App Gallery non sono presenti. Davvero interessante questo dispositivo, almeno per quanto riguarda il comparto fotografico che ho potuto testare. E mi è arrivato oggi pomeriggio verso le 3, 3 e mezza, quindi sono le 19:36, però considerate il tempo di preparare l'articolo, di effettuare il video, il montaggio, che effettuerò dopo, chiaramente. Insomma, l'ho testato per diciamo un paio d'ore per darvi le prime impressioni. L'aggiornamento, la frequenza di aggiornamento di 90 Hz del display si nota, è evidente, davvero molto molto rapido. Abbiamo la possibilità di effettuare uno swipe verso il basso in modo che abbiamo l'accesso a una tab di ricerca in stile perfettamente stile Apple. Anche questo, cioè, Huawei riprende molte delle cose di Apple, non è una novità del P40 Pro. Abbiamo un foro, anzi più di che un foro, un doppio foro, dove al di sotto abbiamo una fotocamera da 32 megapixel, al posteriore poi abbiamo un comparto fotografico a dir poco esagerato da 50, 12, 40 megapixel e poi qui abbiamo un sensore da 2 megapixel per le macro. Il dual flash LED poi chiaramente. La configurazione è quella che praticamente abbiamo visto anche sui Galaxy S20, diciamo paragonabile a quella di S20 Ultra, davvero inguardabile dal punto di vista estetico, non si può che dire che è inguardabile, sfido chiunque altro a dire il contrario. C'è da dire però che almeno dal punto di vista degli scatti, ne ho realizzato qualcuno, ho fatto anche qualche video. È tutto un altro discorso proprio rispetto ai Galaxy S20, non c'è che dire. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, come vedete, non abbiamo l'app Drawer, stile Android 10. Dicevo, per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, abbiamo un processore Kirin 990 con una GPU Mali G76, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che si possono espandere con una nano SD, diciamo una invenzione di Huawei. Quindi potete acquistare la nano SD sul sito di Huawei, credo che si possano trovare anche su Amazon. Magari ve lo faccio sapere con maggiore certezza. Basta leggere l'articolo correlato a questo video che trovate, il cui link trovate nell'info box. Tornando quindi alle specifiche, come detto, nessuna possibilità di trovare le app di Google, però diciamo la versione Android è quella, cioè la versione software è basata su Android 10, in quanto Android, come vedete potete leggerlo qui, Android 10, in quanto Android è un software open source, quindi assolutamente modificabile e utilizzabile da chiunque. Dicevo quindi Android 10 basato chiaramente sulla notissima MIUI, l'Emotion UI, l'interfaccia utente di Huawei che tutti ben conosciamo. Per quanto riguarda la memoria interna, i 256 GB di memoria, all'accensione erano occupati già quasi 15 GB di dati, quindi il software non è proprio leggerissimo, però ripeto, la scelta di utilizzare un display a 90 Hz QHD Plus, io la reputo davvero molto positiva, e la qualità del display anche sotto la luce del sole è quella classica tipica di un OLED, quindi davvero ottima. Display OLED che credo sia realizzato da Samsung. Ribadisco, si tratta di un dispositivo 5G, questo forse associato poi alla dimensione enorme del display, rendono il dispositivo un pochettino più spesso, lo spessore è un po' più ampio di quella rispetto ai top di gamma concorrenti. Se lo spessore non è tanto, non va a inficiare tanto sull'utilizzo del dispositivo, quello che invece ho notato immediatamente appena ho preso in mano il Huawei P40 Pro è il peso, 203 grammi che non sono ben distribuiti, probabilmente complice anche la fotocamera posteriore,
Dicevo, non sono ben distribuiti e quindi il peso si sente in maniera davvero eccessiva, soprattutto quando poi lo si tiene, per esempio, in questo modo quando si va a digitare. Quindi c'è un effetto proprio pendolo che tende a spingere la parte superiore e quindi a dover fare maggior forza con la mano che si sta utilizzando. Il dispositivo consente un utilizzo anche con una mano come di default impostato con la possibilità di ridurre l'interfaccia, poi vedremo nella recensione oppure magari un video dedicato tutte le possibilità offerte dalla MIUI 10.1, che tutte le possibilità di personalizzazione. Per quanto riguarda le app, voglio dire solo una piccola parentesi sulle applicazioni. In poche parole, si possono scaricare tutte le app come APK. Ovviamente questo se sai che cos'è un APK, come si installa, dove lo vai a trovare quando lo si installa e come lo si poi carica, cioè se lo si carica e lo si installa sul dispositivo. Quindi se hai dimestichezza con gli APK, se sei abituato a scaricare APK invece che utilizzare il Play Store, diciamo che non avrai alcun problema di nessun genere nell'utilizzare P40 Pro o gli altri dispositivi Huawei attuali. Chiaramente questo vale solo per, ripeto, per persone che sono abituate a già scaricare APK, non direttamente le app dal Play Store. Per chi invece è abituato ad utilizzare il Play Store, diciamo che le abitudini sono un po' difficili da cambiare, quindi trovare tutte le app, soprattutto in casi particolari, di applicazioni particolari, potrebbe essere complicato e dove potrebbe, ad esempio, occorrerebbe, ad es occorre ad esempio adeguarsi ad utilizzare app alternative. Un esempio su tutte è le map, sono le mappe. Google Maps sicuramente è l'app di mappe più utilizzata e preferita dagli utenti, ma di alternative ce ne sono davvero tante e anche di buone alternative. Ricordo che Huawei ha stipulato un accordo con TomTom, brand del navigatore satellitare, diciamo azienda di mappe per antonomasia, quindi non nata ieri, però ripeto, le abitudini sono un po' difficili da cambiare e il calo delle vendite dei dispositivi Huawei purtroppo ne è un sintomo. Passata dal secondo posto, superando Apple che è scalata al terzo, ora è passata al quarto invece come produttore di smartphone. Il secondo posto è tornato ad Apple e al terzo posto troviamo ancora un'azienda cinese come Xiaomi. Se passerà al secondo posto scavalcando Apple, aspettiamoci qualche blocco anche per Xiaomi. Vabbè, lo dico scherzando, però insomma, mica tanto. Presente il sensore di impronte sul display, non ho ancora attivato per non avere non ho ancora attivato, quindi non so dirvi se è buono o cattivo. So solo che vi posso dire che attualmente è presente una batteria da 4200 mAh che dall'utilizzo che ne ho fatto fino ad ora mi sembra scaricarsi un po' troppo velocemente. Huawei P40 Pro sicuramente è uno smartphone molto interessante con caratteristiche top di gamma. Il prezzo però mi sembra un po' troppo alto, 1.050 euro, soprattutto per l'assenza delle Google Apps, che se in Cina, dove già il Play Store diciamo non è presente, al di fuori della Cina, quindi nel resto del mondo, è una mancanza non da poco. Huawei probabilmente con questo dispositivo, o comunque con la serie P40, ha tentato di puntare principalmente sulle specifiche tecniche più che sul software, o meglio sulle app, realizzando comunque un software, almeno apparentemente nell'utilizzo iniziale, molto molto fluido, e i 90 Hz della frequenza di aggiornamento del display sicuramente contribuiscono a dare una sensazione di velocità e di fluidità anche maggiore. Con l'acquisto del P40 Pro fino al 4 maggio puoi avere in regalo la mini speaker, davvero carino, di questo poi magari ne parliamo più in là, e avrai anche in regalo lo smartwatch GT2 di chiaramente sempre di Huawei. Dicevo, Huawei ha puntato sicuramente sulle specifiche tecniche, che è sicuramente un dato importante. Le specifiche tecniche oggi sono il punto focale di tutte le aziende che vogliono spingere i propri dispositivi
per vendere i propri dispositivi. È anche vero però che l'assenza delle Google Apps insieme alla difficoltà di reperire le altre app, non dico che è impossibile, dico che però c'è una difficoltà, è oggettiva come cosa. E insieme al prezzo davvero esorbitante di 1.050 euro, probabilmente non renderanno questo dispositivo proprio il più diffuso in assoluto. Ricordiamo che comunque è dotato di connettività 5G, anche questa non è che sia poi diffusissima. Probabilmente questo, insieme al display, alla fotocamera posteriore, rendono il dispositivo un pochettino più pesante, più grosso e anche di conseguenza più costoso. Il processore Kirin 990, sì, è un processore top per Huawei. Di certo non è un fulmine rispetto ad altri processori, anche rispetto agli Exynos di Samsung. Non parliamo poi rispetto ai top di Qualcomm, come lo Snapdragon 865. Almeno così questo dicono i benchmark. Naturalmente nell'utilizzo l'utilizzo quotidiano, le cose sono molto diverse, molto più veloce, almeno nella sensazione rispetto ad altri dispositivi che ho testato, per esempio il Galaxy S20, non c'è paragone assolutamente. Resta però questo blocco, questo vero e proprio blocco imposto da Trump per l'azienda cinese, l'impossibilità di avere rapporti commerciali con le aziende statunitensi. È chiaramente evidente che si è andato ad inficiare le vendite degli smartphone Huawei. È vero che in questo periodo c'è stato un calo, febbraio è stato un disastro, possiamo chiamarlo il febbraio nero per il mercato degli smartphone, un calo del 38% delle vendite a causa della pandemia globale, però è anche vero che la tendenza alla riduzione delle vendite, dei numeri, proprio veri e propri numeri delle vendite degli smartphone, dei top di gamma, è iniziata decisamente prima. Quindi il coronavirus probabilmente ha dato solo la botta finale, la mazzata finale alle vendite dei top di gamma. Detto questo, è un ottimo dispositivo, almeno per le prime impressioni. Vi rimando poi alla recensione che arriverà tra un paio di settimane, per avere il quadro completo e definitivo su come si comporta questo dispositivo e se ne vale la pena o meno acquistarlo, magari anche ad un prezzo inferiore. Con questo è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete like, dislike, commentate, iscrivetevi anche agli altri social. Ciao da Gianni Fiore per pantarenews.com.